Dopo aver provato a fare la spesa al Rewe e aver constatato che tutti i formaggi ancora una volta sono aumentati, in più quelli che erano aumentati di poco non c'erano più, la gente se li era comprati tutti, abbiamo girato un po' per altri supermercati e alla fine siamo venuti da Edeka, che è il supermercato in assoluto più caro della regione. Però da Edeka ci sono ancora cose pagabili. Il gelato è a prezzo ridotto, 1,79 euro invece di 1,99 euro. Il burro misto al raps è anche lui ridotto, costa 1,39 euro, laddove tutti i prezzi del burro sono aumentati e un burro non costa meno di 3,50 euro. Anche i formaggi sono tutti con un prezzo che varia tra l'1,39 e 1,79, laddove costano tutti più di 2,70 euro. Qui c'era un negozio di articoli per ufficio gigantesco, non esiste più. La lezione è un po' la lezione di Audrey Hepburn in colazione da Tiffany, cioè tu vai da Tiffany e sei sicura che trovi tutto, cioè tutto, sei sicura che esci contenta. E quindi noi siamo andati in questo supermercato per iper super ricchi e abbiamo trovato tante varietà di formaggio con tanti contenuti diversi anche a prezzi molto molto buoni, laddove i prezzi molto molto buoni per il formaggio sono scomparsi, non esistono più. Certo è che ogni settimana sempre di più l'incubo proprio di rimanere senza mangiare. È un incubo realissimo, perché cioè, i soldi sono contati per la settimana e se le cose incominciano a costare, cose che prima costavano 1,40 euro, adesso incominciano a costare 3,50 euro, 2,90 euro, cioè ti scompaiono i soldi. Individui. Questo sembra quel politico originario dell'Abruzzo che per tanti anni ha vissuto in Svizzera e poi è tornato e va sempre in vacanza in Corea del Nord. Come si chiama? Ciao, sto andando a lavorare. Doppia maschera of the day. Allora, c'è questa collana, c'è questa camicetta che odio perché non mi piacciono le camicette fatte di questo stupido materiale molle, ma il meglio della giornata sono gli anelli e i braccialetti. E niente, questo è tutto. Ci sono jeans, credo di Esprit, che mi sono stati regalati dalla famiglia. E ci sono scarpine, non mi ricordo come si chiama questa ditta, e questo è quanto. Stanca. Adesso cammino, vado a casa. Come sempre c'è vento. Guarda qui come c'è tutta un'organizzazione di gente in vena di cocktail. Però c'è anche una puzza spaventosa che sembra di popò allo zolfo. Veramente non sto scherzando. Che puzza? Ma che è sta puzza? Ma perché? No. Buffa gente si vede in giro.
pronti, partenza, via! Questa era la signorina, come guardava. Anche questo qua che sta in piedi, stava qui in piedi anche oggi pomeriggio presto ed è ancora qua. Siamo davanti alla vetrina di Oxfam, il negozio dove si porta la roba, dove si viene a regalare la roba, a dare via la roba in beneficenza. Due settimane fa ho portato questo anello, fra altre cose. Guarda, l'hanno messo dentro una scatolina e come prezzo ci hanno scritto 8,50. Questo è un anello di H&M, veniva venduto all'epoca, una quindicina di anni fa, in confezione da tre e tutte e tre costavano insieme 4,90 euro, per dire. Oxfam. 3 minuti all'inizio della videoconferenza. Due minuti di ritardo. Buongiorno. Buongiorno, signor. Tutto bene? Ich würde mal sagen, nein, ich bin verärgert. Ciao. Un minuto di ritardo. Tre minuti di ritardo. Ciao. Tutto Hallo. Bene? Ja, ah, Moment, ich muss noch hier einstecken. Devi stare in videoconferenza un'ora e ci stai 3 ore, perché prima Zoom ti fa rimbalzare fuori senza motivo, così. Poi in Italia c'è una turbolenza e quindi la connessione non funziona. Cioè, veramente, 200 ore sta conferenza. E adesso aspettiamo che la turbolenza si calmi. Ciao! Siamo andati or ora al Penny a comprare il pane puzzone e poi ci siamo fatti un giro dentro il Penny per vedere le altre cose che ci servivano. Praticamente abbiamo scoperto che il formaggio, che 3 settimane fa costava ancora 1,99 euro, adesso costa 3,19 euro. 2 settimane fa era aumentato e costava 2,59 euro, adesso costa 3,19 euro. Il formaggio scadente dell'hard discount, 7 fette, 200 grammi, adesso costa 3,19 euro. Cioè, 3,19 euro, non si può capire. Ja, via vorher. Siamo passati qui già 5 minuti fa e adesso ci ripassiamo. Yeah, la panetteria naturalmente vuota, nicht mal eine Kundin drin. Certo, perché questi prezzi, il pane, la panetteria si svuota, è chiaro. Il caffè traballante, qui però no, qui ci sono ancora tutti. Un ristorante. Yeah, un ristorante drin, yeah. Questo è vero.
Ja, so, also da ging ich gerne zurück. Aber da war auch. Ecco. Und jetzt gehen wir auf der anderen Seite der Straße. Sì, sì. Da, von hier. Sì, habe ich gesehen. Ho visto. Che ti preoccupa che vado sotto il tram? Gli aumenti dei prezzi si fanno vedere anche al mercato, nella piazza del mercato, che oggi è curiosamente vuota. Solitamente, specialmente in questo camion che vende latticini, c'è una fila che non finisce più. Oggi non c'è nessuno, adesso ci sono 3 persone, fino a poco fa non c'era assolutamente nessuno. Anche qui il banco della carne. Solo un signore, normalmente c'è la fila, anche lì altro banco della carne, solo un signore, cioè il pubblico si è ridotto notevolissimamente, tanto è vero che anche gli impiegati qui solitamente a servire ci sono 6-7 persone, adesso ne conto 3. Allora, qui adesso c'è la spesa del fine settimana. Questa è l'alternativa alla Nutella. Il prezzo è aumentato. Prima costava, fino alla settimana scorsa, costava 1,99 euro, adesso 2,29 euro. Abbiamo ragionato, sempre meno della Nutella a prezzo normale, 750 grammi. Ci sembra ancora un prezzo possibile. Tuttavia la Nutella a 800 grammi si trova scontata spesso, ma purtroppo non tutte le settimane, a 2,79 euro. Poi abbiamo fatto il grande salto, non so se di qualità, temo di no, e siamo passati dal caffè di marca Jacobs in stick a quest'altro caffè che è senza marca. Questo è il caffè del Netto, il Netto sarebbe questo supermercato. E abbiamo letto, io ho fatto una ricerca chiaramente in giro, abbiamo letto che negli hard discount il caffè liofilizzato migliore è sempre quello che si chiama Gold. Questa qualità c'è in tutti gli hard discount. Abbiamo pagato 2,49 euro. Durante la settimana avevo fatto un giro in tutti gli hard discount e il prezzo del Netto, questo l'abbiamo comprato anche dal Netto, era il minore. Negli altri hard discount 100 grammi di caffè, questo è un vasetto piccolo tutto sommato, costano 2,79 euro più o meno, da 2,79 euro in su. Poi abbiamo preso anche dal Netto i cookies, che adesso sono diventati il nostro snack insieme ai crackers e a grissini, lo snack di mezza mattinata. Qui dentro ci sono 3, 6, 9, 12 biscotti, quindi mangiamo metà confezione per ciascuno. E solo il Netto ha questa varietà, che ha l'impasto alla cioccolata e poi anche le gocce di cioccolata dentro, e sono molto buone. Gli ingredienti lasciamo perdere, chiaramente c'è l'olio di palma dentro, no? Come potrebbe essere altrimenti. Poi abbiamo comprato stavolta al Penny il prosciutto della foresta nera, perché il prezzo è miracolosamente sceso e costa di nuovo come prima 1,69 euro. Poi al Netto invece abbiamo comprato questo Edel Salami, una confezione era in offerta ed è costata 1,19 euro, che è una rarità assoluta oggigiorno. Al Penny abbiamo comprato il pane puzzolente, che costa 2,29 euro, e poi la grande ricerca in giro per tutti i supermercati per trovare la carta igienica, perché la carta igienica fino alla settimana scorsa, una confezione molto più grande di questa, costava 2,85 euro, adesso improvvisamente costa 3,45 euro, e non esiste che la compriamo. Allora, alla fine al DM abbiamo trovato questa. Questa è una marca, è una carta igienica di marca. Questa marca è sempre costata 2,85 euro
E ci è sempre sembrata molto molto costosa negli ultimi 15 anni. Però adesso praticamente è la carta igienica più economica che si trova in giro. E prima di comprarla abbiamo fatto perfino un giro negli altri supermercati in cui questa stessa carta igienica si vende per vedere se il prezzo era migliore, ma no, era peggiore. Quindi alla fine per 2,85 euro abbiamo comprato questa carta igienica riciclata al DEM. In questo momento 2,85 euro è il prezzo minore che si possa trovare in giro e questa è la spesa. Una sehr einfache Idee. Nicht der Fortschritt, die biologische Evolution. Das Ergebnis war daher das Projekt einer Weltgeschichte unter dem Gesichtspunkt der Langeweile. Oh, come sei bravo. Ciao. Ciao. Siamo un poco sotto la cenere. Puoi non comprendere. Ah, qualcuno ci può offendere. Ah, noi, che sappiamo in cosa credere. Che vengono a vivere con noi. Siamo ragazzi di oro. Siamo questa città. Noi siamo il fuoco sotto la cenere. Devi venire con noi, siamo i ragazzi di oggi noi. Dai, coloriamo questa città. Alle volte non puoi neanche cantare in pace perché c'è gente che porta a spasso il cane, vedi, c'è gente che esce di casa, cioè non puoi fare niente in pace certe mattine. Adesso sto andando al lavoro con la testa alleggerita da questa canzoncina di Luis Miguel che a casa stiamo imparando, anche io perché non è che la so a memoria, poi non mi piaceva all'epoca. Sulla strada per il lavoro ho dimenticato alcune fondamentali cose, ma fa niente, pazienza. Cioè, vedi questo negozio? C'è scritto Mirschale. Non significa niente, è tedesco scritto male, senza grammatica, senza nessun senso. Questo è un posto strano. E poi qua sotto, qui dietro, puoi leggere anche, non so se lo... Ich Frühstück mit con due T. Cioè, tre parole ci sono, c'è una quantità di errori. Comunque, quello che volevo dire, oddio, il colletto di questa camicia, vabbè. Quello che volevo dire è che nel pomeriggio ho una telefonata, chissà se da questa telefonata verranno buone o cattive notizie, ma comunque, per cercare il numero di telefono ci ho messo mezz'ora perché non lo ritrovavo. Non so se avete mai ascoltato musica di un cantante inglese di moda nei primi anni 80 che si chiamava Howard Jones. Questo vestito arancione mi sembra una versione femminile aggiornata di come andava in giro Howard Jones. Io me lo metterei volentieri. Medina, Medina. Medina, Medina. Medina, Medina, sauve moi. Parapà, parapà. Chissà che cosa andava a fare Michel Berger in realtà a Medina. Non credo che Medina potesse salvarlo, infatti poi è morto. Una signorina della mia età, probabilmente con altre competenze. Il mio insegnante universitario, vedendo questa vetrina, avrebbe senza dubbio detto il tempo dei tepponi, il tempio dei tepponi. Ma è necessario improfumarsi in questo modo. Qui è da Chanel, come potete vedere, siamo in piena modalità boudoir. Qui da Gucci ci vestiamo come la carta da parati di un inglese. Qui da Dior invece c'è qualcosa che Valentina avrebbe con assoluta certezza portato quando era ventenne, veramente, cioè questo, compresa la cravatta. Pura Valentina.
anni 90. Giorni fa stavo guardando un vlog italiano e una ragazza a un certo punto si è messa a parlare di QR e diceva più volte QR, QR, e io non capivo che cavolo è sto QR. Poi alla fine, riflettendo, sono riuscita ad afferrare che probabilmente lei intendeva dire QR code, il codice, no, da scannerizzare con il telefono, il QR code. Quindi voi in Italia dite QR, ok? Va bene. Anatre, signore che scarica il lavaggio sporco del pavimento nel tombino. In questa vetrinetta, oltre a esserci una zanzara gigante, ci sono anche libri assurdi, guarda. Però c'è anche un po' di letteratura. Le notizie del giorno. A L'Avana è esploso un hotel. Oh, il coniglietto! Hai visto il coniglietto? La lepre non è un coniglietto, è scomparso, vabbè. Capelli particolari, indubbiamente. Germania, Turchia. Su un cartellone pubblicitario elettronico ho appena visto la pubblicità di un qualche prodotto alimentare turco, interamente scritta in turco, lo slogan anche scritto in turco. Non posso rimanere davanti al cartellone per aspettare che torni questa pubblicità perché devo correre a lavorare. Ma sappiate semplicemente che c'è, cioè, qui proprio, non so. E adesso le previsioni del tempo per i prossimi giorni. Prego. Così. Flat. Adesso è il dopolavoro. Vado a mangiare qualcosa, poi mi avvio verso casa. Perché, come dicevo prima, ho un appuntamento telefonico. So, laggiù qualcuno canta. Ah, ma forse ho capito dove si canta. La signora cerca vuoti nella monnezza da portare al contenitore automatico delle bottiglie vuote. Il telefono sotto il sole ribolle.
poi io vada, ci deve essere questo signore, perché è così, il signore con la bicicletta, voglio dire, veramente assurdo, io non vengo mai qua. Adesso andiamo da Aldi a comprarci il caffè, tutto ai prezzi più piccoli che tu possa trovare in Europa, e tutto di qualità giudicata da Valentina molto molto buona. Ecco, andiamo da Aldi. È bollente. E ce ne andiamo di là. Ecco. Da dove si esce? Dipende da dove me ne voglio andare. Me ne voglio andare da qui, quindi si esce da qui. Ok. Però ce ne possiamo andare anche da qui. Ce ne andiamo da qui, cioè ce ne andiamo da dove sono entrata praticamente. Indovina, indovinello, dove andiamo? Al Rossmann. €2,29, nuovissimo, appena uscito, Inch quasi completamente naturale, quasi completamente, c'è solo un ingrediente che non mi aggrada. Adesso naturalmente invece di, cioè prima di bermi in pace il caffè che è stato addizionato a vaniglia, ma non fa niente, solitamente a me il caffè vanigliato piace molto, lo so, gusti. Andiamo un attimo da TK Maxx, perché dal momento che ci stiamo passando davanti e dal momento che ho già in faccia la mascherina, no? Da dove viene questa musica? Boh. Ci interessa? No. Ok, guarda, i trucchi sono scomparsi, qui c'erano così dei trucchi. Che quantità di roba. Signora apre tutto, ne si prova tutto. Malti OPI con colori meravigliosi, ma anche China Glaze, ce ne sono tanti. Qui ce ne sono proprio tanti tanti. Ah,
ora si sta provando veramente tutto il canto. È vuoto. Oh mio Dio. Ma ce ne andiamo perché è troppo caotico, perché non c'è niente e perché semplicemente ce ne andiamo. No. Senti fuori cosa succede. Ma come ti permetti di infangare infangatori mondiali, internazionali? Gente, questi, tutti questi qua seduti, dei partigiani, non sanno un emerito nulla! Valentina si arrabbia, cioè, veramente. Ma come vi permettete? Come vi permettete? Sporchi! Sporchi! Qui oggi c'è proprio il mondo. Ah, questo è un angolino elettorale per lo stesso partito di Scholz. Tu mi dai di bello? Ah, cioè non ti danno niente se non giri la ruota, è bello. Come siete brutti tutti, brutti. C'è anche la signora, si è sbagliata, la signora crede in qualcosa che non c'è più. Senti, andiamo di qua o andiamo di qua? Andiamo di qua, perché ci piace la bolgia. Dunque, e niente, camminiamo. Ecco. Aspetta, perché... Oddio. Comunque questo è carico di zucchero e non è paragonabile alla singola confezione nel bicchierino di plastica di caffè. La singola confezione adesso è aumentata di prezzo e conviene di più questa, ma questa è un'altra bevanda, cioè anche se ha gli stessi colori del caffè nel bicchierino, è un'altra cosa. Qui abbiamo la torta di fragole e gli asiatici che comprano. Questa creazione di cioccolata che sembra è un animaletto, perché ha gli occhi, la bocca, quindi è un animaletto, una specie di coccinella marrone, non so. La tortina per le mamme. Ah, guarda, perché c'è il rannicchietto se muovente, che troppo hanno fatto il video. Thank you.
E poi non appena giri l'angolo, la desolazione. Qui il signore ha avuto un problema. Ah no, quello è il suo portabagagli. Portabagagli sul davanti, va bene, tutto bene. E tutta questa gente con le macchine fotografiche non so il perché con le sentenze. Va bene. E adesso facciamo la passerella anche qui ai tavolini, come sempre. Poi il signore certi figuri. Ecco fatto. That was it. Certo. Questi fanno le foto alla macchinina. Ci dovrebbe essere una protesta, una dimostrazione, un corteo fra poco. Però finora non c'è ancora stato, le strade sono già tutte bloccate. Io forse ce la faccio a riandarmene a casa. Vediamo. Eccola, la manifestazione arriva. Arriva adesso, oddio. Arriva proprio in questo momento. Vale, non andare sotto una macchina, però. Chi sono? Di nuovo? Chi sono? Bandiere rosse e gialle. Andiamo a vedere. Andiamo. Corriamo. Ma non credo che siano... credo che siano gli anticorona, credo sia altra gente perché, come vedete, sono organizzati, portano tutti, sono gilet gialli. Ok, chi siete? Vedo le bandiere. Boh. Ah no, no, sono gli anticorona. Caspita, sono gli anticorona, sono gli ospedalieri anticorona. Ecco, l'ho beccata in pieno anche questa volta la manifestazione. Sono un misto in realtà, perché vedo anche la bandiera lì del sindacato, quindi queste sono anche persone, qua in mezzo ci sono anche persone giuste, non solo persone un po' così. Chiacchierare non serve a niente, dice lo striscione. Una signora che conosco. Hai visto? La signora mi ha parlato in italiano, mi ha detto io ci vado. Mamma. Boh! 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 Boh!
La signora urla, la gente urla, dov'è il nostro Rettungsschirm? Ossia, dov'è il nostro... Il Rettungsschirm è un ombrello per salvare i lavoratori. Un ombrello metaforico. Aspetta, andiamo dall'altra parte. Eh? Il personale ospedaliero che, organizzato dai sindacati, sciopera oggi e protesta. Un po' arrabbiati. Immagino che anche la gente in Italia che lavora negli ospedali sia un po' arrabbiata, c'ha ragione, però vaccinatevi. Intanto fa un caldo spaventoso, ci saranno 32 gradi, veramente. Oggi si è evoluta male la giornata, fa un caldo. Sentito? Oh, guarda, che succede? E vedi, quando c'è il rosso di mezzo si organizzano bene. Qui in mezzo ci sono anche tanti italiani, perché il personale ospedaliero. Die von 2 bis 3 Mitarbeitern aufsichtig werden.
die sogenannte deutsche Betreuung ist auch keine Seltenheit. Während des Lockdowns haben wir von morgens bis nachmittags die Notbetreuung betreut, Tests durchgeführt, das Homeschooling begleitet und uns der Ansteckungsgefahr ausgesetzt, so wie ihr Pflegeleute auch. Die freien Stellen können nicht nachgesetzt werden, da sie äußerst unattraktiv sind. So, dass freie Erzieherstellen mit ungelernten I Poliziotti nelle Fratte. Mittlerweile bewerben sich Erzieherinnen verstärkt weg. Vedi, così ho scoperto anche qual è l'orientamento politico della signora che conosco. Ma me l'immaginavo già. Wir möchten aber die gute Arbeit der Kitas fortführen. Es sind dieselben Kinder, die für... Okay, però Valentina adesso prosegue. Dabei sind sie die Zukunft unserer Gesellschaft. Daher fordern wir, auch für die OGS, ein Kinderbildungsgesetz. In tutte le filiali del DEM, quando entri, vieni accolto da queste immagini. Ma io penso che il signor Götzberne, che è il proprietario del DEM, o si è rimbecillito o si droga, perché voglio dire, come ti viene in mente un'oscenità di questo genere? E quelle sono signorine di un addio al celibato. Alla ragazza. Fra un po' piove.